Regione Lombardia ha confermato che non darà proroghe oltre il 31 dicembre di quest'anno, quindi bisognerà fare sicuramente una corsa, anche perché i documenti che sono stati sinora prodotti da questa amministrazione sono in larga parte, per la parte sostanziale, chiusi ancora nei cassetti, per cui bisognerà esaminare immediatamente quello che è stato prodotto e, da quanto si evince anche dai pareri espressi dalla provincia, riaggiustare le cose, perché il piano di governo elaborato da questa maggioranza sembra prevedere ancora un incremento eccessivo dell'edificazione che andrebbe a penalizzare ancora il territorio senza portare benefici alla città. Come sarà possibile coinvolgere la città in questo lavoro di stesura del PGT? Sicuramente andranno rispettate, cosa che non è stata fatta fino adesso, le regole e i criteri stabiliti dalla stessa legge regionale, che prevedono dei passaggi di confronto sul territorio per far partecipare anche i cittadini all'elaborazione delle proposte. Certamente dovrà essere un piano che non punta come quello attuale ad un ulteriore consumo di suolo e non punta solo alla residenza. Dovranno essere individuate delle aree in cui è ancora possibile creare lavoro, quindi con attività artigianali e produttive, in modo da poter, soprattutto dedicate anche all'innovazione tecnologica, in modo da supportare l'economia della nostra città. Dei piani pubblici, poli pubblici, diciamo, che indicate nel vostro programma, c'è quello della Camerlata. In cosa consiste la vostra proposta? La Camerlata, l'area dell'ex Sant'Anna, ormai spostato in altra sede, ovviamente con una scelta che riconfermiamo secondo noi sbagliata, è un'area di riqualificazione. In quell'area, come proposto da noi nel corso della passata amministrazione, si sta realizzando una cittadella sanitaria, quindi con l'accorpamento dei servizi sociosanitari distribuiti in città dell'ASL e dell'azienda ospedaliera. Sarà prevista l'abolizione del vecchio padiglione del pronto soccorso, lì dovrà sorgere una nuova piazza per il quartiere di Camerlata, che adesso non ha una piazza ma una rotatoria, per cui una nuova piazza con attorno degli spazi civici, degli spazi di commercio di vicinato e solo una percentuale minima di residenza, quindi un nuovo polo pubblico e sociale che consentirà anche di rivalorizzare l'autosilo Valmulini, attualmente drasticamente deserto. Finora tutti i vuoti lasciati dalle attività produttive dismesse sono state riempite con condomini, residenza su residenza. Non è obbligatorio riempire con nuovo cemento le aree abbandonate dal mondo produttivo, bisogna creare anche spazi di verde in città, perché adesso il verde di cui gode la città di Como è molto ampio, ma è tutto confinato ai margini della Convalle. In Convalle ci sono pochissimi spazi verdi, quindi vanno recuperati in misura adeguata, oltre all'esigenza di riqualificare in modo idoneo i giardini pubblici a lago. Dovrà ricominciare da capo, anche se l'amministrazione uscente lascia a chi arriverà un contenzioso aperto con la società che si era aggiudicata il bando. Si dovrà costruire un nuovo progetto che non sia basato semplicemente sull'ascolto del mercato, non sia lasciato alle scelte del mercato che hanno portato al disastro che abbiamo sotto gli occhi. Sicuramente andrà traslata verso il cimitero la Via Grandi e risolto il nodo di intersezione tra Via Grandi e Via Roosevelt, ricucito la parte sud più vicina a San Rocco con il quartiere di Via Milano Alta, in modo da dare anche una riqualificazione al comparto, un'ampia area centrale con un parcheggio interrato e con un'area verde che consenta la ricucitura con la spina verde, il cimitero monumentale e la prospettiva visuale di Sant'Abbondio, e una parte nord che dovrebbe essere dedicata essenzialmente ai servizi di interesse collettivo, dalla riqualificazione del Santarella ad altri spazi
possibilmente per innovazione tecnologica e anche per accogliere magari enti o soggetti pubblici che si potrebbero spostare dal centro città, liberando spazi e portandosi in un'area più servita dal trasporto pubblico e dal posteggio.